Tal bontà fosse tal fede, quanta bellezza allora sperar potrei di trovare presso a voi quella mercede che in vano chiego per sospiri miei. Dolce Madonna d'alleggiadro meno. Sei sicuro ora? È lui. La maschera. Ma che voce canora, mio bel signore. Chi sei? La strada è di tutti, io credo. E nessun editto impone di dire il proprio nome per passarvi. Dimmi chi sei o ti tolgo la maschera. Ah, davvero? E come, mio bel poeta? Con questa, cialtrone. E noi due soli. Noi due soli. Mi stavo appunto studiando di saperlo. Non dico a voi, parlo con voi. Se ci tenete, domani lo riconoscerete dal viso sfregiato. Poche storie, intanto vediamo chi siete voi. Oh, monsignore, scusate. Ma tu sei ferito? Oh, non è nulla. Una scalfittura al braccio.
Oh, rientriamo, presto. Siete ferito, messere? Avete bisogno di noi? Vi ringrazio. Ne avrei bisogno. Passate, messeri. Entrate. Benvenuto, Ser Giuliano. Messer Giuliano de' Medici? Eccellentissimo. Presto, presto. È ferito. Ferito? Porta un po' d'acqua e una fascia. Sedete, mio signore. Grazie, messere. Lasciate fare a me. La vostra mano è certo più leggera delle nostre. Vi fa male ancora? È impossibile soffrire ora. Sicuro, è un incidente increscioso, ma per me... Per noi è stato un onore, un grande onore. Figuratevi, messer... Sangallo. Messer Sangallo, che io conobbi suo padre Piero. Piero non viveva come un gran signore, ma come un popolano. Solo a vederlo si capiva che doveva essere un grande uomo. Era un uomo alla mano con tutti, semplice. Non dimenticherò mai la vostra cortesia. È la mia unica figlia. Sua madre è morta che lei aveva 10 anni. Io le ho fatto anche da madre. Grazie. Signor Sangallo? Pare che questa sera messer Franceschino non verrà. Fuori! Maledetto! Non è niente. Basterà un po' di succo di mille foglie. Resterà il segno? No, passerà presto. Mi sembra che la mia ferita non ti preoccupi molto. Madonna? Una benda e succo di mille foglie. Subito, Madonna. Anche lui però devo averlo segnato. Ebbene, spero. Davvero? Ti dispiace? Ma se non so neppure di chi parli. Come al solito, i medici. Chi sono i nemici dei pazzi? Hai ferito Lorenzo? No. Quello che più odio. Il bel Giuliano. E dove l'hai ferito? Qui, così. A che moti? E non ti ha riconosciuto, non avrai noia. No. Ma lui sarà incappato nel bargello che l'avrà magari accompagnato a casa. Servo anch'egli dei medici come tutta Firenze. Tutto appartiene a loro, tutto. Le nostre case, le nostre persone. Le nostre donne.
C'è di là Volpino che chiede di messere. Ebbene? Ebbene, il Bargello gli ha fatto un bel saluto. In casa Goro gli hanno aperto la porta. C'è rimasto un bel po'. Forse mezz'ora. E poi? E poi Goro ha una bella figlia. E ci è cascata. O ci cascherà come le altre. E poi? È tutto qui, monsignore. Come tutto qui? Dove è andato dopo? Lui? Io non lo so. Io sono venuto qui. Dovevi seguirlo ancora. Gnaffe! Perciò io ti dico che l'alleanza fra Firenze e Milano è finita dopo l'uccisione del Duca Sforza. Questo ho capito nel mio viaggio a Milano. I tempi cambiano. Ferdinando d'Aragona trova oggi il campo libero ai suoi intrighi fra Milano e Napoli e purtroppo a vantaggio dello straniero. Poliziano, dimenticano una cosa. Quale? Che Firenze sta fra Milano e Napoli. Come fra questi messeri ci sono io. E finché io vivo questo mercato non potrà avvenire mai. Che Dio ti ascolti. L'unità spirituale d'Italia intanto è una realtà. L'ho voluta io a Firenze. E tutto il mondo guarda oggi Firenze. Ah sì, l'arte e la bellezza si respirano soltanto qui. E mentre io mi giostro con loro, il re di Francia, il re d'Inghilterra, Maometto II, Donatello può finire il paradiso, Botticelli immortalare le donne di Firenze e San Gallo mi costruisce chiese e ospedali. Tu poi, poliziano, tu mi canti i boschi, gli orti, le nostre feste. Senti se ti piace la canzone che ho scritta per i balli di questa primavera. Vostra Magnificenza. Che c'è? È urgente. Va. Ancora i pazzi. E questa volta c'è Giuliano di mezzo. Se ne nate che finiscono in duelli. Chi sarà quest'altra? Una delle tante belle donne del popolo. Giuliano è di gusti molto semplici. Purtroppo non è più tempo di gusti semplici per noi. C'è Firenze. Ci sono le parentele utili allo Stato. Giuliano deve pensare a questo. Certo che se non fosse arrivato il Bargello, a quest'ora non sarebbe più vivo. Una grave imprudenza. Uno solo dei due fratelli, il più debole, non ci avrebbe giovato. È l'altro che dà ombra. E quello non va di notte a far serenate. Quello scrive poesie. Si contentasse delle poesie. Ma fa i conti, tiene registri. Nella sua banca passano i fatti di mezza Europa. Dal Papa al re di Francia, i suoi versi fanno un bel rumore di fiorini e di ducati. Protegge tutti il Magnifico. Anche le 9 famiglie che ha bandito da Firenze e le 4 che ha spiantato, fra cui noi. Stanze di Messeragnolo Poliziano. Cominciate per la giostra del magnifico Giuliano de' Medici. E questi servi cantano le lodi della sua famiglia. Ai! Gnaffe! Che altro hai saputo? Goro Gorini è un mercante di seta molto popolare e rispettato. Goro Gorini? Sì, sì, ora ricordo. Deve essere quel piccolo cliente del nostro banco passato anche lui fra i clienti dei medici. Oh, guai a toccargli i medici. E sua figlia... Lui è molto popolare. E sua figlia? Tiene a lei quasi fosse il fiore di Firenze. Ma se Giuliano le ha messo gli occhi addosso, il fiore sarà colto. Magari il vecchio si sentirà onorato. No, non credo. Goro è un uomo fatto all'antica. Per questo è molto stimato. Va, tienilo d'occhio. Aspetta. E bada anche all'altra. Madonna Violante.
Violante. Chi sono? Due mercanti, uno olandese e l'altro francese, mi sembra. Credetemi, la donna italiana è tutta a fuoco. Ma i loro artisti le dipingono con volti di madonne. A me, lo credete, non è mai capitata un'avventura qui a Firenze. Oh, pour nous étrangers, c'è poco da fare. Come? La donna qui preferisce la gente del paese e non fa le sorprese. Quello è l'ambasciatore d'Inghilterra. Quello? Sei sicuro? Sicurissimo. Allora andiamo via noi. E perché? Sei pazzo? Perché a Danari stamani bussa lui. E noi arriviamo tardi. Attendiamo. Ma chi è? Un giovane. Si chiama Leonardo da Vinci, mi pare. Ti dico che i suoi studi anatomici... Ma che studi? Figurati, sono andato a trovarlo l'altro giorno. Si è persino messo in testa di volare. Vi dico la verità. L'ho trovato che stava disegnando una macchina con la quale, secondo lui, si dovrebbe volare. Chi c'era il magnifico? Dirò a sua santità, mio zio, che chiami Sandro Botticelli a Roma. Cerco un buon pittore per decorare una nuova cappella. Vi darò prima di partire una bella Madonna di Sandro che voi offrirete a nostro signore Sisto IV. Ma ditegli che non mi trattenga troppo il mio Sandro a Roma, di avergli riguardo e di pagarlo soltanto alla fine del lavoro. Vi piacerebbe una delle nostre partite di caccia? Oh, come quelle che si leggono nei poemi? Avete letto il poemetto del mio poliziano? Sì. Una festa a quel modo. E ci sarà ugualmente una dea presente. Voi. In vostro onore. E messer Giuliano De Medici. Chi è quella donna che usciva di qui? La nipote del Papa. Ti ho pure avvertito di trovarti qui per la sua visita. Ho ritardato perché... La rivedrai. Darò una caccia in suo onore. E anche per te. Così la potrai conoscere. Sai, Volterra è caduta. Un mese di resistenze, un assedio crudele e una vittoria anche più crudele. Sono addolorato che contro i miei ordini sia stata messa a sacco. È un colpo durissimo per i pazzi. Non per questo abbiamo combattuto. La rovina di Casa Pazzi è una delle tante conseguenze della discordia. Hanno mandato al macello i volterrani per restare padroni delle miniere di allume. Io ho dovuto difendere i diritti di Firenze. Lorenzo, tu non sai quanto io ti ammiri e come ti voglia bene. Io non campo solo d'amore come te. Dovresti aiutarmi, oltre che volermi bene. E come va la ferita? Che ferita? Quella che hai toccato al braccio. Evitare questi fatti. Non ti incontrare coi tuoi nemici per i begli occhi di una donna. Ma come lo sai? Franceschino ti odia e tu lo vai a spregiare in modo che ricordi te ogni volta che si guarda nello specchio. Era Franceschino dei pazzi. Proprio lui. Ed è tempo, Giuliano, che tu pensi al matrimonio. Sì. La nipote del Papa. La giovane della Rovere? Non mi piace. È necessario legare la famiglia nostra con Sisto IV. Non teniamo per lui e per le finanze vaticane una banca a Roma. Sì, finché non preferirai i senesi. O qualche altro fiorentino. Fate passare l'ambasciatore d'Inghilterra. Gli darai ancora dei denari? Neppure se, contrariamente alle sue abitudini, il suo re pagasse tutti i debiti. Il denaro corre a Firenze. Per Firenze.
Ecco, questo è il deposito della vostra corporazione. Segnate la ricevuta. Ritiro per conto della corporazione della Lama il deposito di 30.000 ducati. Buona giornata, messeri. Ci siamo. Devono aver già saputo di Volterra. È il terzo deposito che ritirano stamani. Hanno paura che si faccia bancarotta. I pazzi possono reggere colpi più duri. Sì, ma se aspettiamo altri colpi... Non li starò ad aspettare. Gli andrò incontro. Dove vai? Oh. Se volete la nostra rovina, ditelo e noi lasceremo Firenze. Raggiungeremo i Soderini, i Pitti, gli Acciaioli, esuli anche noi. Se vi considerate nemico di Firenze come loro... Non di Firenze, di voi. Io sono Firenze. Infatti, confondete facilmente il vostro denaro con quello di Firenze. Jacopo dei Pazzi, i tempi delle rivalità sono finiti. A tutti ci bisogna ubbidire. Dimenticavo di dirvi, Magnificenza, che il Papa mi ha dato licenza di fondare al suo servizio una banca a Roma. Sisto IV si è degnato di preferirci. Questo è un broccato che dura 30 anni. È un lameggiato d'oro, zecchino e argento. È manifattura di Messer Goro. Sentite com'è morbido. Ma che? Questo l'ha comperato mia madre da Messer Goro ed è già sciupato. Avete scelto bene. Questo lo dite voi perché lo vendete. Sono incerta per il disegno, Messer Biondello. L'ho mostrato anche in Francia ed è piaciuto assai. Ne ho sorvegliato io stesso la tessitura. Intendiamoci, costa caro. Vi verrà sui 200 fiorini. 200 fiorini? Ma impazzite! 200 fiorini! Che tempi! Se volete roba di Lione, a miglior mercato. Ma sicuro, 200 fiorini. Il letto è costato meno. No, mi piace questa. Disperazione! Ma perché non ho avuto un maschio? Avete buon occhio. Andate sposa. Sì, per l'ascensione. Molti auguri. Fate le buone misure. Bene. Buona misura, ha detto. Non mi rubate voi. Oh. Un matrimonio. Chi sono? Ah, non so. Ha scelto la tua stoffa? Sì. L'ultimo disegno. Vuoi vedere quella che io ho scelto per Fioretta? Fioretta. Sposa. Ma avrei una certa idea. Ecco, guarda, quella che ho scelta per Fioretta, quando sposerà. Ti piace Fioretta? Padrone, fin da piccola, siamo cresciuti insieme. E allora sposala. Padrone, dite davvero, ma è Fioretta. Mi vorrà lei. E perché non t'ha da volere? La farai felice tu. Messere, vi cerca un messo del Magnifico. Me? Sì. Messer Goro Gorini? Devo andare dal Magnifico domattina. Tu avevi una morettina azzurra. Lo stesso colore della tua. E per questo ti ho baciata. E quando mi hai detto il tuo nome, più che sorpresa, ho sentito un dispiacere. Ma perché? Perché capivo che un medico era troppo in alto per me. Sciocchezze. Ed è già passato un anno. Troppo? Sì, troppo. Troppo, perché adesso non ti voglio più bene. Fioretta! Fioretta!
Giuliano! Fioretta, cosa c'è? C'è un uomo fermo là. Cara, tutto qui, ma non è il caso. Sì, lo so, ma ho avuto paura. È stata un'impressione. Ma chi era? Non lo so, non lo conosco. Oh, Giuliano, andiamo via. Ho paura. Paura? Anche con me? Anche con me. Buongiorno, Biondella. Fioretta. E il babbo non c'è? No, non c'è. È andato dal Magnifico. Dal Magnifico? All'ospedale degli Innocenti, ducati 2.000. Alla congregazione dei Buonomini, ducati 3.000. All'ospizio dei Pellegrini, ducati 1.500. Vostra Magnificenza, io sono confuso. La mia industria mi rende. Sì, lo so, ma questo è un premio che voglio darvi, non un prestito. Vi considero come un artista che lavora la fama del nostro paese. Se è così, Vostra Magnificenza, grazie. Come cittadino e come devoto di Casa Medici, non posso desiderare onore più grande. Voi avete famiglia? Una figlia. La moglie mi è morta molti anni fa. Una figlia. Sarà certo da marito, immagino. Ah, è quasi promessa. Un bravo giovane che mi aiuta nel mio lavoro. Benissimo, bisogna maritarle presto le figliole. A Messer Goro Gorini 1.000 ducati di premio. A Messer Goro Gorini 1.000 ducati. Che cos'hai, Fioretta? Niente. Perché? Sì, qualche cosa ti ha turbata. Forse dispiaciuto. Mi stai troppo a guardare, tu. Perché non dovrei guardarti? Ma che cos'hai, Messer Biondello? Ti conosco da piccola e tu sai anche che io per te ho... Tuo padre mi ha consigliato di parlartene. Di che cosa? Fioretta, quando si vive insieme, ragazzi, si fanno tante fantasie. Piano dei Medici! Biondello, io ti ho sempre guardato come un fratello. E come un fratello ti voglio bene. Scusami, Fioretta. Ora capisco. Ti ho dato un dispiacere. Sì. E anche per tuo padre, lo sarà. Anche per mio padre. Avete parlato proprio col Magnifico? Proprio di persona. Ha parlato del nostro lavoro. Mi ha lodato. E mi ha dato un premio. E che premio? 1.000 ducati. Oh, 1.000 ducati. Una bella somma, eh? Ah, ce ne sarà anche per te, Biondello. Ma che dite, Messer Goro? Sì, per te, per voi, per Fioretta. Insomma, per le vostre nozze. Vi ringrazio, Messer Goro, ma ho pensato che forse è troppo presto. Biondello. Dimmi, avete litigato? Non l'ho nemmeno veduta oggi. No, proprio non mi va. Stai male? La padrona non mangia, io non so più cosa preparare. Marta, porta via questo piatto. Che voleva il Magnifico? Chi ti ha detto che era andato dal Magnifico? Me l'ho detto stamani Biondello. Allora oggi tu hai veduto Biondello. E che c'è di strano? E non ti ha detto nient'altro? Che mi doveva dire? Fioretta, che pensi tu di Biondello? Io? È un bravo giovane. È il marito che ti ci vuole. No.
Anche lui me l'ha chiesto stamani. Te ne ha parlato? Ma che c'è sotto? Perché a me... Capo! Un'altra giornata incominciata bene che finisce male. Il Magnifico mi ha trattato da amico. Ha lodato il mio lavoro. Si è interessato di noi. Ha voluto darmi anche un premio. 1000 ducati. E mi ha consigliato di maritarti presto. Le figliole devono essere maritate presto, dice Lorenzo. E ha ragione. Fioretta. Fioretta. Bambina mia. Che cos'hai? Fioretta. Fioretta. Non ti avevo sentita. Cos'hai? Il Magnifico tuo fratello ha dato a mio padre 1000 ducati perché mi mariti. La famiglia Medici si è voluta sdebitare. Mio fratello. Oh, Lorenzo ha fatto questo. Gli ha detto che era un premio al suo lavoro. Un uomo onesto crede a queste cose. Oh, Fioretta, tu non crederai che io... No, Giuliano. Ti amo per te. E non perché sei un medico. Giuliano, avrò un bambino. Fioretta. E ora non posso più restare in casa di mio padre. E siamo intesi. Deve rimanere un segreto per tutti. Sarebbe un colpo per lui in questo momento. Certo, Lorenzo vuole il tuo matrimonio con la della Rovere. Tu conosci la gravità del dissidio con Sisto IV e l'importanza di una simile parentela. Ma come pensi possibile tenere tutto nascosto a Lorenzo? Preparare la cerimonia? Con il tuo aiuto. Guai se trapelasse qualche cosa. Ho fatto giurare a Fioretta che non dirà nulla neppure a suo padre. È questione di pochi mesi. Va bene. Col tempo troverò il modo di dirla a Lorenzo. Si calmerà e accetterà il fatto compiuto, eh? Figurati che ha voluto da me dei progetti per una villa. Una villa? Sì, vuole regalartela il giorno del tuo matrimonio con la nipote del Papa. È tanto buono lui con me. Questione di una sola persona, ma della famiglia stessa. I medici creano delle pericolose innovazioni. Lorenzo pensa addirittura a un'unità d'Italia. È un visionario e un pazzo. Tutto ciò non può portarci che a danni e dispendi gravissimi. E come salvare tutto? Col mantenere intatte le tradizioni di Firenze, che sono di mercatura e di salde finanze. Pensiamo ad impedire che i nostri averi siano messi in pericolo. Questo certamente avverrà se non vi mettiamo riparo. Anch'io penso che bisogna prevenirli, tali fatti. A me pare che bisogna limitare il fatto. Da una parte noi pazzi, dall'altra loro medici. Sì, certo. La cosa dovrebbe essere sbrigata con la maggior discrezione. Con gente che sa quel che si fa. Prudenza, prudenza. Prudenza, sì, ma senza indecisioni. E nello stesso tempo, mentre le cose si fanno, far palesare le forze della Lega. Questo è di effetto sicuro. Quanto alla questione del Papa... Basta, Charles, si fanno qui. Chi dubita si ritiri, chi trema fia a letto. Il popolo è con i medici. Che noi si vinca e Firenze sarà con noi. Bene, Firenze sarà con noi. Firenze ama i medici. No, non li ama. Li ammira.
come tutte le cose che stanno in alto. Abbattiamo la loro potenza. Appunto per questo io credevo che avreste scelto la guerra. Magnifico progetto. Smuovere Roma, Umbria, la Romagna, tre eserciti per due uomini. Monte Secco, questa è questione soltanto di pugnale. Di pugnale. La squadra non serve. Tutti e due i fratelli, insieme, Lorenzo e Giuliano. Signori, io faccio il capitano di Ventura e non il sicario. Sono un soldato e non un uomo da congiura. Monte Secco, guai a chi tradisce. Il capitano Giovanni Battista di Montesecco, monsignore, non ha mai tradito. Così sia. Faccio mio il tuo grido, Bandini. Tutti e due fratelli ed insieme. Tu, Renato, rispondi. Sì, tutti e due ed insieme. Tu, Bandini. L'ho detto. San Sisto. A morte. Giovanni. A morte. Raffaele. A morte. Riario. A morte, due fratelli. E tu, Jacopo De Pazzi. Che muoiono ed insieme. E perché non simulare una conciliazione? Invitarli entrambi ad un banchetto e lì sopprimerli. È inutile invitarli. Gli invitati siamo noi. Sarò lieto della vostra presenza ad una caccia in onore di Madonna Viola della Rovere. E questa volta li avremo tutti e due insieme. Non vedo Giuliano. Già, strano. Invito, signora, ci ha onorato. Madonna Viola della Rovere. Madonna. Messeri. E messer Giuliano? Non è ancora arrivato. Mi sembra strano. Mandate qualcuno sulla strada di Pratolino e del Querceto. Mio zio mi aveva avvertito che avrei trovato in voi un amico. Considerando la benevolenza a mio riguardo di Sua Santità, osavo sperare che la nostra conoscenza non dovesse aver luogo proprio in casa dei Medici. Una donna ha molti mezzi per conoscere ciò che ad altri si nasconde. E a Sua Santità preme assai sapere che cosa avviene in casa Medici. Ma forse la fine diplomazia del Magnifico ha trovato un'altra via per riavvicinarlo al Papa. Spero che potremo presto dispensarvi da questo gioco, certo spiacevole per voi. Ti avvertano messer Giuliano di raggiungerci subito. Tutto pronto? Tutto pronto. Nessuna mossa finché non arriva Giuliano. Rimaniamo così. Poco lontani da Lorenzo noi. Appena arriva Giuliano, tu ci avvertirai. In caccia, signori! In piedi! Signori,
fratello? Sono preoccupato e sorpreso per Giuliano. Forse ci starà cercando. Sono contenta di partecipare ad una vera caccia. È la prima volta. Tutto è bello come in un quadro. Non avete mai fatto dipingere una caccia? Ne darò l'incarico. Giuliano stesso vi porterà il quadro per ricordo di Firenze, ma non sarà l'ultima volta che v'abbiamo fra noi, spero. È difficile per una giovane viaggiare. E il Papa me lo rimprovererà. Sposatevi presto. Non vi dispiacerebbe vivere in Toscana? Nella vostra Toscana? Ah, sì, sarebbe bello. Per l'inferno che abbiano avuto qualche sospetto. Monte Secco. No, è partito da Firenze. Ma allora, maledizione. Messer Jacopo. Salve, Ned. Il capitano vi attende. Vai ad avvertire Gianfrancesco che Jacopo De Pazzi è giunto. Risuscita i morti. Ora tutto è pronto. L'ammassamento delle compagnie in Umbria è cosa fatta. In Romagna i soldati del Papa aspettano. Tu con i tuoi ti avvicinerai a San Miniato e appena sentirai le campane di Firenze... Sicuro, tutto bello. Ma come farò a sapere che suoneranno per te anziché per i medici? Se il colpo riesce o fallisce, le campane suoneranno ugualmente. Non fare il gufo del malaugurio. Ma che gufo? Mi seccherebbe entrare a Firenze solo per vederti a una finestra della signoria appeso per il collo. Ma che temi, animale? Tocca, impicchino anche me con te. Se il colpo fallisse, tu non entreresti più a Firenze. Ti conosco bene. Godo di essere così conosciuto. Questo vino sa di gloria. Ma se il piano fallisce e ti impiccano, eh? Basta con questo impiccare. Se tutto fallisse, saprai salvarmi. Salvarti? Fuggire. E se tu scappi, chi mi paga? Io ho sulle spalle 2.000 uomini. Cosa vuoi dunque? 10.000 ducati subito. Altri 10.000 a colpo fatto e il resto dopo. E in più il permesso di saccheggiare il palazzo dei medici. Avrai 10.000 ducati. Quando? Subito. Li ho nella sella. Non far progetti, Gianfrancesco. Se fra un'ora non sono di ritorno fra i miei... Sei un uomo previdente, tu.
Ti conosco bene, è da troppo tempo, Gianfrancesco da Tolentino. Volete giocare con noi, messere? Non volete la nostra compagnia? Anche il Magnifico si diverte qualche volta nelle taverne fuori porta. Lasciate stare il Magnifico. In fondo, voi non vi siete tanto lontano. Messere, voi siete l'uomo più discreto di Firenze. Che ne sai tu? Quello che sa tutta Firenze. Vostra figlia. Cosa? Non voglio sapere niente di lei. Neppure chi va portato via Fioretta. In quanto alle merci in dogana, le rileverai per restituirle. Sarà fatto. Porterai queste somme a casa di ognuno dei nostri clienti. Mi pare che il tuo sia un brutto prepararsi. Chissà, forse. Ma come banchiere devo prevedere tutto. E non voglio lasciare maledizioni sulla mia strada. Volpino è venuto? No, monsignore. Appena arriva, fallo passare. Sta bene, monsignore. Scusate, in questa lista di pagamenti ci sono anche 10.000 ducati al capitano Gianfrancesco Tolentino. Sì, ma c'è un segno. Vuol dire che non sono ancora pagabili. Ora vattene. Mio zio è un uomo molto ordinato. Bene, ho finito. Grande giornata domani, 26 aprile 1478. Sì, la giornata della riconciliazione sanguinosa. Tutto è disposto. Fuori del Duomo ci saranno 100 fanti scaglionati a gruppi di 20. Beltramo con i suoi uomini entrerà in chiesa e li disporrà come d'accordo. Tu, Bandini, sarai con me e attenderemo Lorenzo sul sagrato. Tu, Franceschino, con Poggio, Riario... E forse un altro. Chi? Lo aspetto. Sei sicuro di lui? Come di me stesso. Hai dato il segnale a Gianfrancesco? Le campane dell'elevazione staranno inginocchiati e inchinati offrendoci il collo. Ma volete ucciderli in chiesa? Sarebbe un sacrilegio orribile. È l'unico momento in cui i medici abbassano il capo. Ma i fiorentini? Che faranno allora? E allora? I fiorentini, Poggio? Eccoli i fiorentini, e tu potrai rimanere a letto domattina. Lascia passare. Avanti, avanti, Goro, vi attendevamo. I vostri nemici sono anche i miei. Ecco, sono 1.000 ducati. Con questi credevano di comprare me, con questi si comprano la loro rovina. Dateli a chi metterà ferro e fuoco a casa Medici. A me date solo un pugnale.
Medici, maledizione di Firenze, vergogna e rovina della mia casa, maledetti, maledetti voi. Quanta gente c'è giù per la strada, che bella giornata. Ah, Madonna, c'è di là Volpino. E che vuole? Non so, attende da un pezzo. Fallo passare. Qui volete riceverlo? Un servo? Vai, fallo passare. Avanti. Che c'è, Volpino? Mi manda messer Franceschino. E allora? Dice che sarebbe prudente che voi oggi non usciste. Perché? Perché sarà una giornata un po' rumorosa, agitata. Non so. Vieni avanti, Volpino. Siedi. Volpino, ho bisogno di te. Non avete che da ordinare. Ma non devi dire nulla a messer Franceschino. Per voi sono pronta a tutto. Franceschino da qualche tempo mi trascura. Lo immagino. Tu ne sai qualche cosa? No, niente donne. Ma ci sono certe cose che ai signori fanno perdere la testa. Più di una donna. La vendetta, il potere. Lui invece di vivere felice cerca nemici. Ma oramai i medici. I medici? Hanno le ore contate. Perché dici hanno le ore contate? Volpino, toglimi lo specchio dalle ginocchia. Rispondi. Come siete bella. Rispondi. Perché è questione di ore? Fra un'ora Giuliano e Lorenzo escono di casa. Vanno in chiesa. È il momento dell'elevazione. E ora vattene, servo. E presto. Aspettate, Messer Coro. No. E poi? Era fuori di sé e mi ha gridato minacciandomi col pugno. Me lo pagherà la tua padrona!
Siete di bottega? Sì, ma ora si chiude. Sapete dirmi dove abita la figlia di Messer Goro? Io non so niente. Da 3 mesi non sta più qui. Chi la cerca? Ditemelo, ditemelo se voi lo sapete. Lei sola può salvarlo. Chi? Vogliono ammazzare Giuliano. Giuliano De Medici. Che c'entro io? Bisogna trovarla. Rispondetemi. Voi lo sapete dov'è? Sì. Oh. Magnifico. Tutto il popolo di Firenze sia testimone che da oggi i medici e i pazzi si promettono pace e fedeltà. Bene! Amore mio. Giulio. Giuliano. No. Chi siete? Che volete? Correte da Giuliano. Si trova in santa reparata. Franceschino dei pazzi. Franceschino dei pazzi. Presto, dovete far presto. È questione di minuti. In santa reparata. Che sta per accadere a Giuliano? Perché non vi spiegate? Che cosa succede? Ditemi, non mi tormentate così. Per l'amor di Dio, parlate. No, forse ora è troppo tardi. Tardi?
che ci siamo. Quando credo viva i pazzi, voi. Vendicato il mio onore e quello di Firenze. Io ho ucciso Giuliano! Era il padre di mio figlio. Hai ucciso mio marito. Marito, io ho ucciso, io, l'ho ammazzato io, Giuliano, il marito di mia figlia, ma allora mi hanno ingannato, hanno fatto di me un assassino, quei cani maledetti, morte ai pazzi! Morte ai pazzi! Squartiamoli! Viva i pazzi! Bravo! Giuliano! Thank you.
notte, vedi il territorio di notte, però sono dopo sensazioni, se le dico la nostra, ma... Cosa rispondiamo alla Lega? Risponderai alla Lega che se vuole la consegna di Lorenzo de' Medici lo venga a prendere. Non c'è distinzione tra me e il mio paese. Lo ha dimostrato il popolo sterminando tutti i congiurati. E al Papa? Ah già, perché io dovrei essere consegnato coi priori e il gonfaloniere anche ai tribunali ecclesiastici. Perché, dice la bolla, siamo venuti a contese civili e private nella casa di Dio. A lui risponderai che prima dovremo assodare chi ha fomentato e aiutato la congiura. Scrivi questo nel tuo più chiaro ed elegante latino. Per quanto le tue eleganze saranno inutili. Hanno già deciso la guerra. Thank you.
andiamo. Ha voluto venire qui lei. Non voglio vederla. Lorenzo. Era la moglie di Giuliano. Lo so. Non potrò mai dimenticare, capisci, che è la figlia di Goro. È la madre di un medici. Inflessibile. Voi siete bandita dallo Stato di Firenze. Il bambino lo terrebbe lui. Ne farebbe un vero medico, se voi volete. Il suo dolore è ancora troppo acerbo. Col tempo, forse. Accompagnatemi da lui. Venite. Si chiama il figlio di Giuliano. Giulio. Medici, che cosa diventerai tu?
forse un principe, un re, e perché non un papa? Così finalmente i medici avranno un papa amico.